Bentornati ai nostri telespettatori di Dottor Wisp, la trasmissione che grazie alla Wisp, grazie a Omnibus Salute, mette a disposizione un servizio che è veramente molto molto apprezzato e grazie ai nostri Dottor Wisp è anche tra le più seguite del palinsesto di TV6. Oggi il nostro Dottor Wisp è il Dottor Domenico Palmieri, è uno specialista in ortopedia e traumatologia e troviamo il dottore all'opera praticamente presso l'ospedale San Massimo di Penne. Grazie dottore per essere stato dei nostri. Con il dottore questa sera parleremo di una croce delizia un po' di tutti gli sportivi, il ginocchio. Che cos'è il ginocchio, ma soprattutto che cosa sono le lesioni capsulo-legamentose del ginocchio? Sì, purtroppo nei vari sport il ginocchio è una delle articolazioni più frequentemente interessate da traumi e le lesioni appunto capsulo-legamentose sono quelle lesioni che interessano tutto il guscio esterno del ginocchio, quindi tutta la parte capsulare, ma soprattutto la parte interna, compresi i legamenti crociati anteriori e posteriori. Qui, dottore, vediamo in pratica la sezione di un ginocchio, sì, dall'alto. Giusto, è una sezione del ginocchio che ci permette di mostrare quali possono essere i tipi di lesioni a seconda la topografia. Possiamo avere lesioni anteriori o posteriori, lesioni laterali o addirittura lesioni associate, quindi anteroposteriori, posteromediali e via dicendo. Dicevo, è un po' croce e delizia per quanto riguarda soprattutto i praticanti di sport, ma per tutti in generale, perché di fatto è un'articolazione talmente complessa che ci permette di fare cose meravigliose. Però basta alle volte probabilmente un movimento sbagliato per provocare una lesione ed avere problemi per un sacco di tempo. È proprio così, infatti. Durante il gesto sportivo il ginocchio ci permette veramente di compiere dei piccoli miracoli, però qualora questi movimenti subiscono delle torsioni o delle iperflessioni o addirittura delle contusioni o banalmente delle distorsioni, queste capsule e ligamenti possono essere interessati e quindi avere spesso delle lesioni che provocano poi dei danni che potrebbero diventare cronici nel tempo e dover richiedere addirittura degli interventi chirurgici. In questa slide vengono ricapitolati i tre problemi, diciamo, principale della capsula. Certo, la contusione, appunto, come dicevo prima, la distorsione o più raramente una lussazione o una sublussazione delle parti, insomma, fisiologiche del ginocchio. Si chiama distorsione perché evidentemente origina da un movimento distorsivo? È proprio così, si chiama distorsione proprio perché i due capi articolari vogliono andare l'uno da un lato, appunto l'uno dall'altro, e vanno a distendere tutta la capsula e i ligamenti fino a provocare una lacerazione e i danni appunto di questi. Come riusciamo? Ecco, qua vediamo in questo contributo le varie tipologie di problematiche, vediamo addirittura dei pezzi di ginocchio che sembra che si rompano, è proprio così. Sono raffigurati appunto dei meccanismi di torsione o degli stress in varo valgo, delle iperflessioni del ginocchio che provano appunto, come si vede benissimo in queste slide, delle lesioni della parte esterna, della parte centrale, che appunto sono i legamenti. Per cui, dottore, in questo caso parliamo anche di una patologia intanto istantanea, nel senso che è traumatica, ma anche molto dolorosa, immagino. È proprio così, sono lesioni acute e si fanno sentire subito, si riconoscono subito, danno dolore, tumefazione, limitazione funzionale e spesso queste lesioni, se non trattate adeguatamente, possono provocare instabilità o problematiche di natura cronica, quindi è un problema sia nel momento stesso in cui succede, ma poi un problema che diventa cronico nel futuro. Nel corso della trasmissione, tranquillizzo subito tutti, affronteremo sia l'uno che l'altro caso, quindi andremo ad approfondire anche le lesioni croniche, ma al momento io andrei a vedere come si può riconoscere una lesione capsulo-legamentosa. Sì, una lesione capsulo-legamentosa si riconosce innanzitutto con un esame clinico, quindi con l'ispezione e la palpazione dell'articolazione interessata. Sempre ad opera ovviamente di un ortopedico, comunque di uno specialista. Di uno specialista, giusto. E poi grazie all'utilizzo di alcuni test specifici che ci permettono, in questo caso appunto nel ginocchio, di capire la stabilità di queste strutture capsulo-legamentose. Senza dimenticare che la diagnostica, soprattutto oggi grazie alla risonanza magnetica, ci dà un supporto veramente eccezionale. Però, come ha detto, già una visita potrebbe farci capire la gravità dell'evento. Giusto, e il 50% è l'esame clinico, o spesso accade anche in campo, nel momento stesso in cui l'atleta si infortuna, già in quel momento riusciamo a capire con delle piccole manovre, con una ispezione adeguata, quali potrebbero essere successi, insomma, quali problemi potrebbero essere accaduti al ginocchio interessato. Andrei a vedere ancora più nel dettaglio, per essere ancora più chiari, quelle che sono le strutture mediali del ginocchio.
Sì, le strutture mediali sono interessate appunto nei traumi capsuligamentosi e abbiamo la struttura per antonomasia che è nel foglietto intermedio, in quello più profondo, che si chiama appunto legamento collaterale mediale. C'è appunto un fascio superficiale e un fascio profondo che spesso negli stress del ginocchio viene appunto interessato e si possono provocare delle lesioni importanti di questo stabilizzatore del ginocchio. Parliamo ovviamente della parte interna, per Giusto, della capirci, parte mediale e laterale. la parte interna, Nel giusto. ginocchio spesso ci sono problematiche legate alla zampa d'oca, nel senso che, per quello che mi dicono in tanti, è un tendine che può tendere effettivamente ad infiammarsi spesso. Sì, è una struttura composta, si chiama zampa d'oca perché è proprio una struttura composta da tre tendini esattamente, che spesso più che nei traumi distorsivi viene interessata nei processi infiammatori. Quando le strutture del quadricipite non sono abbastanza allenate, ben tonificate, questi tendini vengono messi sotto sforzo e si infiammano, ma sono meno, diciamo, sollecitate negli stress capsuligamentosi, invece, a differenza del collaterale mediale. Qui vediamo appunto tre tipi di lesione del comparto mediale, giusto? Esistono tre gradi di lesioni del comparto mediale. A seconda di quanto la manovra che noi facciamo per capire la stabilità del nostro collaterale, distinguiamo le lesioni in primo, secondo e terzo grado. In base a quello poi decideremo anche quale sarà il trattamento più idoneo. Quindi se è una lesione di primo grado cercheremo di trattarla in maniera, insomma, incruenta, così come quelle di secondo, e appunto come si vede bene in questa Sì. slide. Invece in quelle di terzo grado, quando la stabilizzazione ormai è veramente messa in seria discussione, potremmo anche pensare di ricorrere a un intervento di tipo chirurgico, che generalmente rimandiamo in un secondo momento, quindi siamo più o meno sempre conservativi, proviamo sempre a farle guarire, come si dice, per seconda intenzione. Mentre per quanto riguarda il legamento collaterale laterale ci sono delle differenze sostanziali oppure possiamo avere diciamo, le stesse problematiche? Il collaterale laterale è lo stabilizzatore opposto, sono due briglie di questo Quindi cavallo. diciamo andiamo nella parte esterna del ginocchio, Giusto. eccola, la vediamo benissimo in questa slide. Giusto, perfetto. Andiamo nella parte esterna, i problemi sono più o meno gli stessi e si trattano quasi sempre anche nello stesso modo. E qui invece la struttura appunto interessata è il legamento collaterale esterno, legamento collaterale. E nello stesso modo, così come per quello mediale, esistono tre gradi, tre tipologie di gradi di lesione che vanno trattati, così come per il mediale, quasi sempre in maniera incruenta, quindi con un trattamento conservativo, soprattutto quelle di primo e secondo grado. Qualora ci sia una lesione di terzo grado, che magari non può essere trattata in quel modo, si ricorre all'intervento chirurgico. La WISP è un comitato promotore di sport, Unione Italiana Sport per Tutti, per cui questa puntata è vista da sportivi in genere. Sono tanti gli sciatori che hanno il terrore del famoso laterale, Sì, è proprio del così, del crociato. crociato, sì. Cosa succede quando appunto vanno a sciare e si rompe il famoso crociato e perché, se possiamo dare una motivazione, proprio nello sci c'è questa tipologia di problemi? Sì, è uno degli sport in cui il ginocchio è messo veramente in sollecitazione. Ecco, in questa slide si vede molto bene. Questo è Benissimo. uno di quei movimenti in cui il legamento collaterale mediale e il legamento crociato anteriore vengono messi a dura dura prova, perché c'è uno stress, come si dice, invalgo, cioè il ginocchio tende ad aprirsi medialmente. In realtà nello sci, grazie all'utilizzo dei nuovi scarponi, nuovi attacchi e quant'altro, la caviglia è messa in gran riparo, ma tutte le sollecitazioni vengono appunto scaricate sul ginocchio. Ovvio che nel momento in cui ci troviamo, come in questo caso, in una manovra un po' paradossale per il ginocchio, la lesione è dietro l'angolo, però dobbiamo ricordarci che un buon allenamento fisico ci aiuta a prevenire questo tipo di Ed lesioni. è proprio questo il consiglio che io do sempre, e magari mi corregga se sbaglio, prima di andare sugli sci sarebbe importante tonificare tutta la struttura perché possiamo salvaguardare i nostri tendini se a monte ci sono dei muscoli ben preparati. Condivido appieno, e per il ginocchio questa cosa è ancora più vera, in quanto il quadricipite, questi quattro muscoli, non fanno altro proprio che avvolgere il ginocchio andandosi poi a legare sul tendine rotuleo e fanno proprio da cuscinetto, da ammortizzatore. Quindi più è forte, più è tonico il nostro quadricipite, più il nostro ginocchio sarà protetto. Per poter lavorare sui muscoli strutturali, quindi proprio sul quadricipite e sul bicipite, io consiglio sempre il lavoro sistematico in palestra. Ci sono delle metodologie diverse oppure anche lei, dottore,
consiglia un approccio appunto di questo tipo? Sì, l'approccio in palestra è sicuramente l'approccio migliore, però per coloro i quali non sono abituati e si devono mettere sugli sci, io anche un passaggio in acqua lo consiglio prima di riprendere poi l'attività in palestra e poi andare a fare il nostro gesto sportivo. Cioè, proprio per chi comincia, l'acqua, a mio giudizio, è un po' meno traumatizzante di quella che può essere l'attività fisica in palestra nell'immediato. Molto bene, abbiamo parlato di lesioni, le abbiamo viste in questi suoi contributi abbastanza cruenti. Come si interviene quando purtroppo, ahimè, c'è la rottura del tendine? Sì, come dicevo prima, noi nei casi di lesioni dei legamenti collaterale e mediale, collaterale e laterale, cercheremo sempre di avere un trattamento, di cercare di risolvere un problema di trattamento conservativo. Si ricorrerà a quello chirurgico, ecco, come si vede in quella slide, solo nei casi in cui quello conservativo fallisca oppure siamo di fronte a una lesione molto importante. Altrimenti cercheremo, per le parti esterne, di ricorrere quasi sempre a un trattamento di natura conservativa con un tutore portato all'incirca 3-4 settimane. La domanda ancora più specifica: cosa dobbiamo fare nell'immediatezza quando ci troviamo sugli sci, siamo caduti e si è appena rotto un crociato? Sì, questa è una domanda veramente molto bella, perché appena cadi e ti rompi un crociato, molto probabilmente il ginocchio tenderà a gonfiarsi e avremo difficoltà nel poterlo muovere. Il consiglio è quello di cercare di non fare gesti particolari, cercare di tenerlo il più possibile fermo, di non appoggiarlo, quindi di ricorrere all'ausilio magari proprio delle racchettine per darci una mano ad arrivare a fine pista, e anche se lì c'è tantissima neve, mettere ghiaccio, perché è la prima cosa che ci aiuta. Benissimo, abbiamo promesso all'inizio della trasmissione che avremmo trattato sia la fase acuta e traumatica delle lesioni capsulo-legamentose, ma anche quelle croniche. Allora con lei andrei proprio ad affrontare la differenza innanzitutto delle due tipologie. Sì, le lesioni croniche in realtà poi sono quelle che nei nostri ambulatori, nei nostri ospedali, nei nostri reparti vediamo più frequentemente, perché sono le lesioni di coloro i quali o hanno fallito il trattamento conservativo o addirittura per una serie di motivi non vengono trattati. Potremmo inserire tra le lesioni croniche anche delle tendiniti, delle tipologie che potrebbero portare anche alla guarigione? La tendinite è un processo che può essere acuto o cronico, anche in questo caso appunto potrebbe diventare cronico seppur non di fronte a una lesione, quindi un'infiammazione cronica esiste dei tendini, la tendinite del rotulio, la tendinite dell'Achille o tutti gli altri tipi di tendiniti, anche in assenza di lesione. Abbiamo parlato del tutore, per quanto tempo può darci beneficio, per quanto tempo normalmente va portato e in quali casi soprattutto può essere utile? Sì, il tutore nelle lesioni acute, come dicevo prima, va portato all'incirca dalle 3 alle 4 settimane, sempre in base al grado di lesione, i famosi primo, secondo, terzo grado. Dopodiché va rimosso con gradualità, e il consiglio che do spesso io, lì dove ci troviamo di fronte a lesioni croniche, molto spesso i nostri sportivi amatoriali vanno con tutto per dare una stabilità estrinseca. Esatto. Questa non è una cosa che francamente adoro molto, ma io preferisco che rinforzino i nostri muscoli e che i nostri muscoli diventino i nostri tutori naturali. Quindi il consiglio è di cercare di evitare nelle lesioni croniche di portare il più possibile appunto i tutori, ma di usare i muscoli che ci aiutano appunto a stabilizzare le nostre strutture. In ogni caso, ahimè, per quanto riguarda le lesioni croniche dobbiamo spesso e volentieri parlare di un intervento chirurgico. Sì, sono d'accordo con lei, purtroppo è così, soprattutto nelle lesioni del pivo centrale, cioè nelle lesioni quelle più frequenti che sono quelle del legamento crociato anteriore, perché danno una instabilità che oltre al gesto sportivo può diventare un po' rognosa anche nell'attività quotidiana. Non solo, ma l'instabilità a sua volta può provocare col tempo un consumo articolare anomalo, quindi delle condropatie precoci rispetto a quello che noi avremmo di fronte a un ginocchio stabile. Quindi il consiglio anche in questo caso è, lì dove c'è un'instabilità, di andare a ridare la stabilità con l'ausilio appunto di un intervento chirurgico. Parliamo ad atleti, ma anche a coloro che atleti non sono, ma andrei un attimo a chiudere dicendo quali sono i tempi di recupero dopo un intervento chirurgico del genere. Sì. I tempi di recupero del legamento crociato anteriore oggi per fortuna sono più veloci di quelli del passato. Riusciamo già dopo un mese a ritornare alla nostra vita normale quotidiana. Dopo 3 mesi corriamo, cambi di direzione e quant'altro, e dopo 6 mesi abbiamo il nostro ripieno, ritorna in campo normalmente l'atleta. Benissimo, allora possiamo chiudere anche oggi con una buona notizia: a mali estremi, estremi rimedi. Ma i rimedi possono essere definitivi. Ringrazio il dottor Domenico Palmieri. Grazie per essere stato veramente gentilissimo e chiarissimo. Saluto tutti i nostri telespettatori e ovviamente do appuntamento alla prossima puntata di Dottor Wisp.